Continuerò con serenità a svolgere il mio ruolo in consiglio nell'interesse dei cittadini. Non sarà certamente una delega o un titolo a condizionare la mia azione politica. Dopo l'estromissione dalla Giunta per la sua recente adesione alla Lega, l'ex assessore comunale di Polla, Federica Mignoli, chiarisce la sua posizione. Lo voglio ribadire, non porterò ancora, io sono stata onorata delle deleghe che ho portato avanti, su ogni delega ho cercato comunque di fare un lavoro, farlo bene e diventare un punto di riferimento per gli interlocutori con cui avevo comunque dialogo, quindi e con questo non terminerà la mia azione, resto consigliera comunale in rispetto, voglio dire, anche a quella che è stata la fiducia riposta dai tanti elettori che mi hanno onorato all'epoca e da tanti sostenitori che oggi mi esprimono solidarietà. Il sindaco Massimo Loviso, spiegando i motivi che lo hanno indotto a revocarle la delega di assessore, ha evidenziato l'incompatibilità dell'adesione alla Lega della Mignoli con un gruppo di maggioranza interamente di centrosinistra. Ai colleghi in giunta, precisa l'ex assessore, non ho mai chiesto conto dei rapporti politici che avessero con questo o quel consigliere regionale, perché insieme avevamo condiviso un progetto politico di buona amministrazione. Il vero obiettivo, conclude, non era togliere le deleghe all'assessore leghista, ma dimostrare che era possibile condizionare le scelte del sindaco di Polla.